Una squadra impegnata per evitare i play-out, un'altra senza più nulla da chiedere al campionato. Manovese Sporting è stata partita vera, specialmente nel finale, dopo che i padroni di casa si erano fatti raggiungere dal solito Massaro a due minuti dalla fine. Al 90esimo però Balestrero, il migliore dei suoi, oggetto del desiderio di squadre di categoria superiore, ha messo le cose a posto sfruttando un errore di Girardi. Nel primo tempo la supremazia della Novese è sterile al punto che le uniche conclusioni di Longhi e Taverna a inizio e fine parziale sono fuori porta e Girardi non para un solo pallone. Nella ripresa però il gol di Balestrero all'ottavo cambia la partita. Vinci sulla destra si incunea e trova un pallone perfetto per l'inzuccata del numero 10 di casa. Sul 1-0 la Novese prova il colpo del KO, ma la mira di Acquaro al 12esimo, di Taverna al 15esimo e soprattutto di Acquaro al 30esimo è imprecisa. Nella finale succede davvero di tutto. Massaro in contropiede firma il pareggio con un tiro potente. Leo esce, Mango mette Ponsat ed il terzino di casa, entrato poco prima, non la prende benissimo mandando plateamente a quel paese il suo allenatore. Proprio al 90esimo però Balestrero mette tranquilla la Novese, sorprendendo Gilardi con un tiro da fuori, firmando la rete decisiva che avvicina i biancozzurri alla salvezza. Non ancora aritmetica, ma ormai praticamente raggiunta. Per lo Sporting invece la sconfitta significa sorpasso da parte di Lavagnese ed Acqui.